Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video. Allora, secondo video in cui vi voglio parlare del mio brand che sta prendendo piede in una maniera incredibile e ne sono super entusiasta. E se vi ricordate, nello scorso video vi avevo accennato di questo pacco che mi è arrivato giusto l'altra mattina tramite corriere dal nostro fornitore di fragranze, perché sì, abbiamo ordinato delle nuove fragranze che, come vi ho detto, sono ricercate, perché non vogliamo fragranze banali ma fragranze un po' più particolari, insomma. Per esempio la lavanda è una fragranza, come dire, super scontata, piuttosto che arancia e cannella. Noi invece ricerchiamo delle fragranze che siano un po' più particolari e un po' meno viste in commercio. Se vi siete persi il video in cui vi spiego e vi do tutte le informazioni sul mio brand, scorrete nei video precedenti oppure cliccate giù nell'info box dove vi lascerò il link del video di cui vi sto parlando adesso. Scusate, ma sono veramente super emozionata perché sta andando alla grande, siamo pieni di ordini e sono veramente molto molto entusiasta. Tra le altre cose vi annuncio ufficialmente qui tramite video che abbiamo aperto finalmente la pagina Instagram, il profilo Instagram delle Ars Yoga Candle. Abbiamo anche aperto una pagina Facebook e sto lavorando con tanta pazienza e tanto tanto impegno anche al sito, che speriamo di mostrarvi presto online, ma è un procedimento ancora molto lungo e c'è ancora tanto tanto lavoro da fare. Inoltre, oltre a farvi vedere le nuove fragranze che, Kindra, perdonami, che ci sono arrivate, vi mostrerò anche alcuni nuovi prodotti di cui vado molto fiera, soprattutto di uno in particolare perché è mio, cioè è letteralmente mio, ma dopo capirete perché. Allora, innanzitutto scartiamo questo pacco e vediamo insieme le nuove fragranze. Tra l'altro vi devo anche dire una novità, sempre inerente alle mie Ars Yoga, non me lo fate dimenticare. Allora, l'ordine in questione contiene 6 nuove fragranze. Allora, vediamole insieme. Sono flaconcini da 50 ml, questo perché per quanto siano delle fragranze che a pelle, a sentimento ci piacciono moltissimo, vogliamo prima testarle ufficialmente su cera e tarz, cioè su candele e tarz, per vedere anche la loro resa a prodotto finito. Quindi, come prova andiamo a prendere delle botticette più piccole. Se poi ci piacciono e vediamo che effettivamente hanno il risultato che abbiamo noi in testa, come lo immaginiamo noi, allora poi prenderemo dei rifornimenti più importanti. Tra l'altro vi devo anche svelare che io ho un mio quaderno personale di appunti, dove ci sono tutte le cose inerenti alla produzione delle nostre candele, ci sono tutte le note, ci sono pro e contro di ogni preparazione, insomma mi sono creata un vero e proprio quadernetto con tutti gli appunti, questo non solo per tenere nota di tutto quello che diciamo, di tutte le idee che ci vengono, ma anche per appunto tenere nota di tutte quelle osservazioni che facciamo su ogni singolo prodotto per poterlo migliorare. Allora, vi mostro la fragranza, la prima è la fragranza nocciola e le vado ad annusare con voi. Ah, mamma mia, sa proprio di nocciola nocciola, non so neanche, c'è una crema di nocciola spalmabile, una cosa del genere che me la ricordo tantissimo. Ma anche, sapete cosa, quell'odore incredibilmente forte di quando mio nonno, quando ero piccola, che aveva il camino, mio nonno paterno, scaldava le noci, le nocciole nel camino, le tostava, ecco, e si sentiva tutta la mansarda invasa da questo profumo di nocciole. E questo, il mio Yoga riferito a questa fragranza, è proprio questo ricordo di quando ero piccola con mio nonno paterno e le nocciole tostate al camino. Adoro, è esattamente una sensazione che volevo provare. Vedete, è questa la particolarità ed è questo il bello del nostro brand, il fatto che ogni fragranza deve avere questa specifica funzionalità, riportarci tutti, sia noi che voi, ad un determinato momento, sia del presente che del passato, dell'infanzia, e ve lo fa ricordare, sapete, quel profumo a volte nell'aria che vi ricorda un po' qualcosa, ma come se fosse una sottospecie di déjà vu. Sapete che quell'odore vi ricorda un determinato momento nella vostra vita, però non riuscite a volte ad associarlo a cosa. Ed è questo il nostro obiettivo con le candele e con le nostre fragranze: riportarvi ad un dato momento e rifar fiorire quella sensazione dentro di voi di quel momento. Ed è bellissimo. La seconda fragranza in questione è latte di fico, quindi un aroma molto fruttato, ma vediamo se rispetta il mio standard. Ok, oh madonna, ecco, altra cosa qui invece mi riporta indietro nel tempo, mi riporta in Umbria dai miei nonni materni, da mia nonna materna,
quando andavamo a casa dell'amica di mia nonna, che lei ha gli alberi di fichi, e raccoglievamo il fico direttamente dall'albero e lo mangiavamo così com'era. E sa, avete presente quando sbocciate il fico, che la buccia stessa vi lascia quel profumo, non so come spiegarvelo, quel retrogusto legnoso di venatura proprio della buccia del fico? Ecco, quello è fico al 100% ed è una bomba. Mi piace, ragazzi, tantissimo. Andiamo avanti, terza fragranza che andiamo a sentire è Melograno e Ribes. Allora, vi devo dire questo. Una piccola nota su questa fragranza in particolare, che l'ho presa pensando a Katia. Io ho detto, ok, questa fragranza secondo me va bene, la prendo, a Katia piacerebbe tantissimo e quindi l'ho presa. Allora, vediamo, Poi qui un feedback onesto dovrebbe darmelo Katia, perché essendo amante del melograno è lei che mi potrebbe dire, sì, questo mi piace oppure no, amica, non è tanto come piace a me, però insomma. Allora, è buono, molto fresco, freschissimo. Si sente probabilmente di più il ribes, però sa di succo di frutta. Cioè, è assurdo, sa di succo di frutta al melograno. Buono, mi piace, particolare. Particolare, molto molto buono, sono sincera. Ok, siamo a 3 su 6, andiamo avanti con le altre fragranze. E abbiamo... Ah, sì, ragazzi, vi avevo accennato probabilmente nel primo video di Ars Ugga che avrei cercato, come una matta, la fragranza zucca. Per il mio prossimo autunno, perché non trovando quello che dico io, volevo assolutamente farmi una candela che sapesse di zucca, di pumpkin pie. Ora, da questo fornitore ho trovato la fragranza zucca speziata, pumpkin pie. Sono un po' nervosa perché ho due opzioni. Opzione A è buonissima, mi piace. Opzione B, rimango un pochino delusa. Proviamo, proviamole insieme. Datemi coraggio. Vediamo. Ok. Allora, non sa di pumpkin pie. No, questo devo ammetterlo. Non quella che ho in mente io, ovviamente. Quindi qua dovrò andare a giocare su una serie di combinazioni, secondo me, per ottenere esattamente ciò che intendo. Però vi posso dire che è molto speziata, sì. Si sentono le note dei chiodi di garofano. Si sente la noce moscata, si sente la cannella. Però più che un pumpkin pie, io direi un gingerbread. Perché se devo proprio pensare, cioè se vi devo proprio dire cosa mi salta in mente annusando questa fragranza, mi viene in mente Natale, quando sforno i biscotti di pan speziato. Quindi più che pumpkin pie, questa personalmente l'associo al periodo natalizio con i biscotti. E più che una fragranza che sa di zucca speziata, ripeto, per me sa più di gingerbread. Però, ripeto, ogni fragranza è soggettiva, ad ognuno evoca ricordi, sensazioni e profumi diversi, quindi questo è il mio caso. Però, ripeto, dovrò giocare un attimino con le mie fragranze per ottenere esattamente quella che dico io. Andiamo avanti, abbiamo ancora la liquirizia, perché una candela alla liquirizia secondo me ci deve esistere, ci deve essere, assolutamente. E questa è proprio liquirizia, sa di Golia, di Gola, non mi ricordo quella delle due, proprio la liquirizia. Liquirizia 100%. Buona e mi ricorda tantissimo le giostre. Vi giuro, mi ricorda Natale in giostre in una maniera smisurata ed è fantastica. Fantastica, fantastica. Ultima, ma non meno importante, è una fragranza molto particolare che ho cercato per tantissimo tempo in quanto... Noi, io e Piero, per la vendita delle nostre candele, collaboriamo con la nostra enoteca di fiducia. Non so se probabilmente ve l'avevo già detto oppure no, ma in ogni caso lo ripeto, se così fosse. Cosa voglio dire? Voglio dire che con Alessandro, il nostro ragazzo di fiducia dei vini, abbiamo messo in conto vendita nella sua enoteca alcune candele e alcune tarte che sono state vendute, sono piaciute tantissimo. E siccome abbiamo questa collaborazione con lui, ho pensato per rendergli omaggio, di creare una candela personalizzata per Alessandro e per il suo negozio di vini, per la sua enoteca. Quindi ho cercato, come una matta, qualcosa che potesse andare bene e finalmente ho trovato una fragranza che non è al vino, purtroppo ci sto lavorando, ma è al mirto. E secondo me
potrebbe essere adatta anche per le box che faremo, perché, e qui mi collego ad una delle novità che vi volevo dire, per esempio per San Valentino faremo delle box in collaborazione con la nostra enoteca, una box dove all'interno verrà messa una candela e due tarte, oppure due candele e una tarte, con abbinato ovviamente uno dei suoi vini come regalo di San Valentino. Quindi ci sarà questa box con una bottiglia di vino e con alcune delle nostre candele. E proprio per questa collaborazione, ma anche per quelle future come box, all'interno volevo ci fosse una candela che ovviamente riportasse all'enoteca, che sia un vino o che sia comunque uno dei liquori o delle grappe, insomma, che Ale vende. Quindi vi dico anche questo: per San Valentino ci saranno queste box, ovviamente ci occupiamo anche delle spedizioni. Per info e qualsiasi cosa scrivetemi o sulla mail che già vi ho lasciato di Ars Ugga, oppure sul nostro profilo Instagram, che è arsugga_candele, ma tanto le info ve le lascio giù. E inoltre ve lo ripeto, se vi va solo di supportarmi in questo nuovo progetto, seguitemi sia sulla pagina del mio brand, sia di Instagram che di Facebook. Mi basta solo che mi supportiate, ecco, in questa nuova avventura. Comunque, queste box non saranno solo per San Valentino, ma ci saranno poi anche per tante altre occasioni, così come per Natale, e io trovo che sia una collaborazione fantastica. Comunque, tornando a noi, andiamo a sentire, ho perso la boccetta, il nostro mirto. Allora, posso berlo? Personalmente parlando, vi posso dire che mio cugino, che si è sposato ad agosto in Sardegna, come bomboniera mi ha portato una bottiglia di vino, cioè ha fatto una bottiglia di mirto, scusate, di mirto sardo, che ho finito tra l'altro qualche settimana fa. Anzi, facciamo così, vi dirò di più. Questa è la, ce l'ho ancora, l'ho conservata, è la bottiglia di mirto che mio cugino e sua moglie hanno dato per il loro matrimonio, la bomboniera del loro matrimonio. E c'ho ancora la bottiglietta perché era bellissima. Vediamo. Questo è l'odore del loro mirto che io ho amato. Mi credete se vi dico che questa boccetta, questa fragranza ha lo stesso profumo del mirto vero e proprio? È una combo. Sono riuscita a trovare, dopo tante ricerche, una fragranza come dicevo io, e sono contentissima. Allora, queste sono... scusate... queste sono le nuove spezie, anzi datemi un secondo che Gabbo rispondo. Momio? Ciao amore, tutto bene? Dimmi tutto. Non ho capito, amore. Ok. Certo amore, sì, sempre 2 a 5. Sì, assolutamente. Certo, te ne do un'altra, chiedi che gusto vuole, o se no lo facciamo noi direttamente. Sorpresa, va bene, amore mio, d'accordo. Comunque, va bene, allora piuttosto te ne faccio una con una delle nuove fragranze. Va bene, d'accordo. Ti amo, ciao mamma mia, ciao. Ho fatto bene a rispondere, ma vi spiego perché. Perché Gabriele ovviamente mi sta sponsorizzando anche con i suoi colleghi, e stamattina ha portato delle tarte da far sentire ai suoi colleghi. Ai suoi colleghi sono piaciute tanto e di conseguenza mi hanno fatto dell'ordine. Adesso Gabriele mi ha chiamato dicendo: amore, ma guarda, ma possiamo, piacerebbe avere un'altra, riesci a fare per domani, va bene. E quindi, come avete sentito, appunto, ho detto magari ne faccio una con una di queste nuove fragranze. Quindi sono contentissima. Comunque, al di là di questo, cosa vi stavo dicendo? Sì. Allora, fragranze aggiudicate, passiamo invece alle novità che vi volevo dare. Allora, in primis è la realizzazione della nostra nuova candela Sandy Hills, dalla fragranza fresca, fruttata, ovviamente ciò che sentite è soggettivo, ve lo ripeto sempre, però quello che vi posso dire è che è molto, è una via di mezzo tra una fragranza legnosa e una fragranza floreale. Sandy Hills è una candela volta a trasportarvi in mezzo alla natura. Poi, ovviamente, ciò che sentite è personale, però la di base, diciamo, parte proprio per una gita in mezzo alla natura. E quindi questa è la nuova fragranza. Poi, per quanto riguarda le tarte, invece, abbiamo due nuove fragranze, ovvero Sweet Cocoa, questa cialda di tarte, cioccolato, dolce cacao, che è buonissima. Personalmente vi posso dire che
Quello che percepisco io, se intendo, che tra l'altro la fragranza si sente anche da qua dietro, ragazzi, cioè si sente già dal pack, sa proprio di quelle torte di cioccolato buonissime, di Saker, non so come spiegarlo, sa proprio di torta al cioccolato in una maniera incredibile. Però proprio perché ciò che si sente è soggettivo, non abbiamo dato il nome di torta al cioccolato, ma dolce cacao, sweet cocoa, proprio perché ognuno di voi sente ciò che sente e di certo non ve lo impongo io la fragranza che voi dovete sentire. Oltre a questa arriviamo alla tarte mia, il mio personale articolo, ed è ovviamente una tarte Tammy Moon. Questa l'ho chiamata Tammy Moon proprio perché ho fatto un mix di fragranze che mi rappresentano ed è proprio mia. E indovinate un po', scrivetemelo giù sotto nei commenti se siete arrivati a questo punto, a che gusto potrà mai essere questa tarte, se si chiama Tammy Moon, fatemelo sapere giù. Comunque sappiate che è proprio mia personale. Allora, qui tra l'altro ho il mio piattino perché stavo realizzando altre tarte. Questa, oh, madonna, si possono mangiare, sembrano dolcetti al cioccolato se uno non sa che sono candele, e devo finire di impacchettarle e tutto. Allora, altra cosa di cui vi parlo e poi chiudiamo qui questo video è della nuova iniziativa di Ars Ugga. Che cosa voglio dire? Vi ho già fatto una testa tanta sul perché si chiama Ars Ugga, sul fatto che le nostre candele non impongono di sentire una fragranza, ma la fragranza che sentite è soggettiva perché vi deve trasportare in un determinato momento della nostra vita ad una determinata sensazione o emozione. E sulla base di questo, con Piero abbiamo ideato una chicca aggiuntiva per il nostro brand, ovvero noi abbiamo un campionario di fragranze, tra cui queste nuove che vi ho appena detto, e la nostra idea, il nostro progetto è quello di far creare a voi la vostra candela o la vostra tarte. Diamo a voi la possibilità di creare il vostro Ugga. Quindi che cosa voglio dire? Voglio dire che voi ci dite, per esempio, Valentina, guarda, io vorrei una candela, miele e liquirizia. E io ti dico, va bene, te la faccio. Quindi non solo la create voi con le vostre note olfattive preferite, ma altra cosa, vi diamo la possibilità di scegliere voi il nome della candela o della tarte in questione con i vostri gusti. Ovviamente sarà vostra personale e unica nel suo genere, proprio perché decidendo voi il nome non esisterà un'altra in commercio che si chiama così. Sarà semplicemente vostra e sarà creata apposta per voi sul vostro Ugga. È bellissimo. Questa è la nuova novità, che secondo me è bellissima. Ovviamente per ulteriori info e informazioni scrivetemi, così ne parliamo, ve lo spiego meglio qualora fosse interessati. E niente, per il resto sono veramente molto contenta e sta andando bene e sono super emozionata. Sapete che quando faccio qualcosa e la faccio con tutta me stessa, quindi ci metto tutta me stessa, tutta la mia passione, tutto il mio amore per quello che sto facendo in quel determinato articolo, e di conseguenza sono altresì felicissima che si percepisca proprio l'amore, la cura del dettaglio, la passione che ci mettiamo nei nostri articoli. Ci date dei feedback positivi, soprattutto quando ci scrivete «Ah, è buonissima, la candela più profumata che io abbia mai comprato!» eccetera, eccetera, eccetera. Effettivamente, da appassionata di candele quali sono, e ho speso un fracco di soldi in candele durante la mia vita, credetemi se non ho mai avuto una candela che profumasse così come la mia linea, come le Ars Ugga. E niente, detto questo ragazzi, vi dico anche che presto faremo un video dove faremo gli altri ordini insieme, creeremo altre tarte e le faremo insieme. Ovviamente la ricetta rimarrà segreta, perché sennò non avrebbe molto senso, però le faremo insieme, le confezioneremo insieme. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video, vi lancio un bacione grandissimo, ciao a tutti!